campanelle dalle stelle fino al cielo, tutti giù per te. Quando vengono i quattro ciuci. Ci attacchiamo le campanelle, sulla slitta saltiamo tutti e ci facciamo una ballatella e poi suonano le campanelle e le case facciamo belle, fuori scoppia la luna e noi scoppiamo dentro dal bere. Campanelle, campanelle, suona ancora e belle, dalle stelle fino al cielo, tutti giù per te. Si intitola Schustenfeste numero 1965, il nuovo album di Vinicio Capossela. Non esattamente un album di Natale, piuttosto un album per le feste. Che differenza c'è? Ma per capirlo siamo venuti qui, alla Cupa di Milano, sul luogo del delitto. Maestro Capossela, dacci una definizione di Schustenfeste 1965. È un disco per le feste. Siamo conciati per le feste, quindi abbiamo pensato anche noi di acconciarci per le feste, come il nostro cane da spettacolo che cerca di fare le feste stando in equilibrio, ma non si sa se cade o no, e al collare una bella scritta fatta di coriandoli. No, è un disco per le feste, soprattutto le feste di Natale. Non è proprio un Christmas album, perché ci sono due o tre pezzi classici, diciamo così, rivisitati, anche nel testo, sono in italiano, e poi altre musiche che vanno, insomma, intorno al sentimento della festa, che è sì, naturalmente euforia, baldoria, ma anche intimità, riflessione e focolare. Danza all'altro mondo, danza senza fondo, danzano attorno, fanno il babbo voodoo. All'album è abbinato anche il film Natale fuori orario che hai presentato alla Festa del Cinema di Roma. Sì. È un film ambientato nel 2047. Come ti vedi nel 2047? Ah, io non ho nessun tipo di proiezione per il futuro, non so neanche come vedermi dopodomani, però quello che abbiamo visto noi nel 2047 insieme a Gianfranco Firiolo, che è il regista, è di un mondo che ha perduto la festa e che è una specie di deserto in cui le persone elaborano le loro emozioni, i loro ricordi attraverso dei visori, quindi la realtà aumentata, ecco, anche applicata ai ricordi, dove si cerca l'eternità nella crioterapia, cioè nell'ibernarsi, portando come il cane che mette da parte l'osso. Ecco, al fuori orario noi abbiamo messo l'osso della festa, è una storia di amicizia, anche perché c'è il gigante, il mago, che sono i miei paladini dell'innocenza, diciamo, e poi ci sono un sacco di filmati dei concerti che abbiamo tenuto in questo rock club che è in Emilia, tra Reggio Emilia e Parma, un locale particolarissimo, ricavato, affacciato su una ferrovia, il treno si vede passare mentre si suona, e da lì, dal 1999, abbiamo iniziato a fare concerti di Natale, quindi è diventata una specie di tradizione intorno alla quale si è creata anche una comunità, come un po' succede in tutte le cose che hanno una ciclicità, ecco. Ecco, il tour Conciati per le feste ha un po' l'ambizione di portare in giro per l'Italia e per l'Europa i concerti al fuori orario? Sì, i concerti al fuori orario sono proprio i concerti di Natale, perché se Natale, le feste in generale, sono una sospensione del tempo ordinario, così anche i concerti delle feste sono una sospensione del repertorio ordinario, per cui sono principalmente pezzi che altrimenti non si farebbero. Non so, Voglio essere come te dal Libro della giungla, che è un pezzo straordinario, oppure Bianco Natale, che diventa Non soffrire più, oppure Sopporta con me, sono tutti pezzi adatti a una particolare occasione, che è quella di queste feste. Ecco, il pubblico italiano di Capossela lo conosciamo bene, invece del pubblico internazionale, europeo di Capossela, che idea abbiamo? Da chi è composto? Ma sono tanti anni che comunque teniamo concerti nelle capitali europee, quindi naturalmente, essendo che si gira, ci sono naturalmente
italiani che stanno all'estero, ci sono i loro amici, ci sono persone invece che sono venute per motivi diversi, e quindi si crea un insieme di cose che però è divertente, perché non c'è già una, come posso dire, una comfort zone, un po' bisogna vedere quello che succede. Chiaro. E come si costruisce la scaletta del concerto per le feste perfetto? Se c'è una ricetta? Beh, allora, il concerto delle feste funziona così, che bisogna intanto farlo in locali all'impiedi, bisogna stare in piedi, avere la fisicità, la corporeità, bisogna pogare, saltare, ma anche abbracciarsi, perché il concerto della festa è perfetto, riesce quando hai bisogno di abbracciare qualcuno perché ti mancano le gambe, ti vengono a mancare le gambe, quindi evidentemente o sei caduto in ginocchio, hai perso l'equilibrio, oppure ti sei dissipato, che è il fine della festa. Ecco, a proposito di abbracciarsi, si può dire che Voodoo Mambo chiude un cerchio rispetto ai Allora Mambo? Più che chiude un cerchio, è uno scheletro nell'armadio, è un pezzo un po' che adatto alle festività dei morti, gli scheletri, è un mambo osteopatico che contiene un sacco di nomi di ossa, proprio scientifici, suonano molto bene, devo dire. E sì, è ricavato da una costola di Allora Mambo. Certo, prima parlavamo di Voglio essere come te, che è un tuo vecchio amore. La possiamo considerare un omaggio al libro della giungla Disney, al libro della giungla di Kipling, a Louis Prima, oppure alle teorie evoluzioniste? Ma allora, di sicuro più un omaggio di tutti questi a Louis Prima, perché è il mio eroe e per me il mio cantante delle feste supremo, anche se non credo che abbia mai inciso un pezzo di Natale, ma solo ascoltarlo in dicembre proprio mette aria della festa, qualsiasi cosa suoni. Voglio essere come te è un pezzo darwiniano, nel senso che, cioè, forse l'evoluzione non nasce nasce probabilmente dall'invidia, no? Ci si evolve invidiando, cioè, no, come? Allora anch'io. E io ho aggiunto un pezzo supplettivo che dice: come è più di te, non voglio solo essere come te, come è più di te, cioè quindi sopravanzarti, apprendere, diciamo che cos'è il re della giungla, come Prometeo vuole il fuoco per poter, diciamo, iniziare il suo cammino come l'uomo, no? Con la tecnologia. E adesso però, una volta che ha ottenuto questo, poi vuole anche gli accessori, quindi vuole twittare come te, vuole postare come te, vuole investire come te, vuole evadere come te, vuole sedurre come te, come e più di te. Poi c'è Charlie, che è la cover di un classico di Tom Waits, che è Christmas Card from a Hooker in Minneapolis. Ecco, il rapporto con Tom Waits, cioè lo vedi più come un modello, un fratello o una magnifica ossessione? Tom Waits è una creatura musicale mitologica, come il Minotauro. Sono quegli artisti che non sono la colonna sonora della tua vita, ma diventi tu la colonna umana della sua musica. Così almeno è stato in gioventù e tutto. Adesso ormai, insomma, con l'età poi ci si può anche avvicinare ai propri miti senza bruciacchiarsi troppo le penne. No, ci tenevo a questa storia, un pezzo bellissimo, però provare a rendere in italiano, perché è la storia che emerge, insomma, con forza, ed è un pezzo scritto magnificamente, come tutto quel disco che si chiama Blue Valentine, a cui sono anche molto legato. E però così questo pezzo. Charlie, sono incinta, vivo sulla nona strada, proprio sopra quella sporca libreria di Euclid Avenue. Bellissimo. E poi finisce con non possiamo che chiudere con il Natale, poi se è il caso possiamo anche indossare gli occhiali. Ah sì, questi sono proprio gli occhiali della festa. Io ve li consiglio, sono una cosa da poco prezzo, ma cambiano il vostro sguardo sul mondo. Ecco, ma alla tua età, che è un po' anche la nostra età, quando arrivano le feste, qual è il sentimento che prevale? Il panico, per questo facciamo i concerti delle feste, così troviamo un rimedio alle mangiate, ai parenti, alla ripetizione.
Sì, è il motivo principale per cui da 25 anni facciamo i concerti di Natale. E evidentemente sono anche altri che condividono questo sentimento e se la svignano per... Perché Natale sì è una festa di solito basata sui nuclei familiari, però esiste anche la seconda famiglia, quella che ti scegli tu e non solo quella che la biologia ha scelto per te. Quella... E noi cerchiamo di fornire uno spazio per le seconde famiglie. Evadere dalla prima e raggiungere la seconda, mi sembra un ottimo programma per Natale. Vi aspettiamo.